Aggiornamento coronavirus, in provincia di Enna superati i 750 positivi, 2 decessi registrati nelle ultime ore, tra di essi un medico dell'ospedale Umberto I di Enna. Scuole chiuse ad Agira per sanificazione. Prorogata fino al 17 novembre la zona rossa a Vittoria e Centuripe. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, tenuto conto del rapporto del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, ha firmato l'ordinanza di proroga. Le restrizioni adottate nei due comuni per limitare il contagio del coronavirus rimangono quelle già disposte lo scorso 2 novembre. I componenti dell'unità di crisi per l'epidemia Covid-19 dell'ASP di Enna si sono riuniti presso la direzione dell'ospedale Umberto I per fare il punto della situazione e adottare specifici provvedimenti in riferimento all'evoluzione della pandemia. Prosegue la riconversione dei posti letto ordinari in posti letto Covid come da cronoprogramma regionale, che prevede 70 posti letto presso l'ospedale Umberto I e ulteriori 70 nell'ambito delle strutture ospedaliere appartenenti all'ASP. Avviata dunque la macchina organizzativa per riconvertire i posti letto presso l'ospedale Chiello di Piazza Armerina, dove sono già in itinere le procedure per realizzare l'area Covid a bassa e media intensità. L'andamento della curva epidemiologica detterà i tempi e le modalità per giungere al numero programmato presso il Chiello. Nel frattempo si stanno acquistando i sistemi di sanificazione per le strutture e nuovi 100 letti da utilizzare nei reparti ospedalieri di Piazza Armerina e Nicosia. È bene rimarcare, fanno sapere dall'ASP, che le attività ordinarie non Covid non sono state sospese, comprese le attività chirurgiche che continuano a essere garantite. Tutti gli approfondimenti su ennalive.it.